Trieste, la città dove le onde del mare Adriatico si infrangono nel loro ultimo viaggio, dove governare una barca significa anche governare la propria vita. Perché il mare non ha strade e il timone, con la forza del vento, con la forza del motore o del remo, segna la rotta della propria esistenza. Il canottaggio è uno sport faticoso e di resistenza, dove i movimenti in perfetto sincronismo permettono di solcare l'acqua e acquisire velocità. E proprio la città di Trieste vanta blasonati sodalizi del remo, che hanno scritto pagine di storia sportiva, come ad esempio la società Canottieri Adria. La società triestina Canottieri Adria venne fondata nel 1877, più esattamente nell'aprile del 1877, e derivò dalla fusione di tre società preesistenti, la Carlotta, fondata nel 1850, e altre due società, la Temis e la Meteor, fondate nel 1861 e 62. Tutte quante di origine, definiamole pure, del nord Europa. La prima sede interessante, che fu frutto dello sforzo economico, della dedizione, della volontà dei fondatori, fu la sede galleggiante, che venne inaugurata nel 1914. È frequente nell'ambito delle fotografie di Trieste vedere queste quattro società galleggianti, che poi rappresentano le quattro società che oggi noi vediamo qui: la Vela, la Trieste, l'Adria e la Ginnastica Triestina. E la nostra, come del resto le consorelle, durarono fino al 1956. Nel 1954, grosso modo, venne costruito questo pontile, che oggi si chiama Pontile Istria. Nel 1956 vennero inaugurate le società che oggi noi vediamo. Ma oltre alla storia non ci sono solo medaglie e coppe a simboleggiare la vita di questa società, perché ormai da molti anni l'Adria ha deciso di mettere a disposizione le sue barche non solo a soci e atleti. Ha voluto dare un senso più ampio a questo faticoso sport del mare, coinvolgendo il maggior numero di ragazze e di ragazzi, attraverso lo special ed il para-rowing. L'attività nasce nel 2006, quando l'allora presidente della società Canottieri Adria, Biagio Terrano, ha accolto l'invito da parte della Federazione Italiana Canottaggio ad aprire una sezione per persone con disabilità. Nel 2006 esisteva l'adapting rowing, per cui tutta l'attività nasce con l'adapting rowing. Solo dopo si differenzia nelle due categorie, si divide in due categorie, che sono lo special rowing e il para rowing. Special rowing, che è, diciamo, dedicato alle persone che hanno una disabilità prettamente cognitiva, mentre invece para rowing per le persone che hanno una disabilità fisica. I ragazzi hanno, non solo ragazzi, anche persone adulte, hanno la possibilità di partecipare a delle gare, a delle selezioni, sempre all'interno delle loro categorie, per cui lo special rowing per le categorie dello special, che poi fa diciamo capo alle Special Olympics, mentre invece para rowing partecipa a delle selezioni che poi chiaramente per i più bravi, o con il più, a me piace dire con più esperienza, e arrivano anche alle Paralimpiadi. Le emozioni nel fare questa attività, devo dire, sono tante, soprattutto in alcuni momenti che sono chiaramente in campo gara, soprattutto in campo gara, quando i ragazzi tirano fuori tutto quello che hanno. Poi in realtà ci sono dei momenti inaspettati. Quando vediamo un ragazzo che sale in barca e si comporta come se avesse sempre o da sempre fatto questa attività, e allora lì siamo veramente, rimaniamo molto stupiti. E poi a me piace dire che in fondo io mi diverto veramente molto a fare questa attività, e questo è quello che io mi porto a casa ogni giorno quando facciamo l'allenamento, finiamo l'allenamento, un bel divertimento. La soddisfazione di dare un consistente apporto a questa società più vasta, intesa appunto società come
aggregazione di individui, il piacere di dare un apporto sul piano sociale. Io penso che tutte le società sportive, a prescindere dal tipo di attività agonistica, non agonistica, che viene svolta all'interno, tutte le società dovrebbero essere presenti sul piano sociale. E perché diamo un contributo diretto, immediato, con una ricaduta immediata. Uso un vocabolo forte, perché essere fieri, insomma, è quasi più con una virtù un difetto, però diciamo pure, siamo fieri di essere una società che da 10 anni promuove il canottaggio per i diversamente abili e speriamo di continuare a lungo su questa strada.